racconto un po' cosa fa Area Marketing. Area Marketing è un'agenzia di comunicazione di Pordenone, che esiste da 25 anni, che però è sempre stata attenta all'evoluzione del mondo. Credo che l'atteggiamento giusto di ogni azienda sia un atteggiamento di tipo darwiniano, che non è la vulgata il più forte vince, ma semplicemente non è né il più forte né il più intelligente, ma quello che si adatta meglio a sopravvivere. Questo è fondamentale nell'affrontare le rapide evoluzioni di mercato. Allora, sì, la presentazione si intitola Nuove strade di comunicazione e volevo iniziare con una frase che è un po' una provocazione, perché l'industria non ha bisogno del web. Dopodiché vi vorrei far vedere un video in cui l'audio è importantissimo, per cui cercherò di collegare questo microfono. Con internet ho trovato la scuola di design che cercavo. Ho programmato ogni dettaglio delle mie vacanze in Svezia. Ho conosciuto una ragazza, è svedese, ma su internet ci vediamo ogni giorno. Tra moltissimi annunci ho trovato il lavoro che fa per me. Sono guarito da una brutta malattia. Se non fosse stato per internet, gli scienziati Miller e Hiroshi non avrebbero lavorato insieme e trovato la cura. Ho aperto un blog, ora condivido i miei lavori con il mondo. Un'azienda americana li ha visti e vorrebbe che disegnassi per loro. Con internet ho condiviso idee. Scambiato pensieri, ho conosciuto persone lontane sentendole vicine. Oggi sono un designer famoso, ma se non fosse stato per internet, tante cose non sarebbero successe. I love internet, perché mi ha messo in contatto con il mondo e oggi il mondo è la mia casa. Questo è un video che abbiamo creato appunto con la comunità di Zupa. Per Telecom e Wired, che come tutti sapete è un giornale che si occupa di comunicazione, in particolare di comunicazione web. La frase seguente è: ma come effettivamente l'industria, in particolare voi di Confindustria, non potete fare a meno del web 2.0? In questa presentazione darò così una veloce descrizione di cos'è il web 2.0, com'è cambiata la comunicazione con l'avvento del web 2.0, che cos'è Hfarm, che è la società di cui fa parte anche Zupa, che cosa fa Zupa, una delle società di Hfarm, e poi tutto questo, appunto, cosa c'entra con voi e come può essere applicato poi alla comunicazione di tutti i giorni di quasi tutte le aziende.